Buon pomeriggio e benvenuti alla prima lezione del laboratorio di microcontrollori open source organizzato dal Google. Allora, cominciamo subito con un'introduzione. Allora, questo corso è una breve introduzione ai microcontrollori, quindi partiamo da delle conoscenze base di programmazione. Assumo che tutti abbiate fatto un corso tipo Info 1 dove avete visto le basi di programmazione in C, e un corso di elettrotecnica o simili, diciamo, per avere un minimo di conoscenza di elettronica. Appunto, ci concentreremo sia sugli aspetti del software di programmazione che quelli hardware, in quanto il mondo dei microcontrollori è trasversale sia all'hardware che al software. Verranno presentate due piattaforme per lo sviluppo di applicazioni: Arduino, che è quella che andremo a vedere oggi, e STM32, invece, che è un'altra architettura di microcontrollori. Nel caso di Arduino andremo a utilizzare l'ambiente Arduino, che si compone appunto quindi di una board e di un IDE per sviluppare il codice. Nel caso di STM32 andremo a vedere MIOSIX, che è un sistema operativo per microcontrollori. Tutto il corso viene usato in ambiente Linux usando strumenti open source, da qui il nome che c'è nella prima pagina: laboratorio microcontrollori e open source. Ok, struttura del corso. Come abbiamo detto, ci sono tre lezioni. Questa è la prima, in cui si fa una breve introduzione ai microcontrollori per chi non sapesse assolutamente nulla cosa è un microcontrollore, una breve introduzione ad Arduino, e dopodiché ci sarà un'ampia sezione di sperimentazione pratica in cui vi dividerete in 5 gruppi, ognuno dei quali avrà un tutor, che sarà un membro del Google con un po' di conoscenza di elettronica e di microcontrollori, che vi aiuterà nella realizzazione di semplici circuiti. Ok, questa è la prima lezione. La seconda lezione è uguale alla prima, ma prima ci sarà una breve introduzione ai microcontrollori STM32, poi una breve introduzione al sistema operativo MIOSIX e un'ampia sessione di sperimentazione, esattamente come nel primo caso, in cui avrete modo di sperimentare sia il microcontrollore STM32 che il sistema operativo MIOSIX. La terza lezione invece si basa su tutte le conoscenze che avete acquisito nella prima e nella seconda, e verranno mostrati dei progetti più complessi. Adesso la stiamo ancora organizzando, ma ci saranno probabilmente 2 o 4 progetti, non ci saranno introduzioni, e saranno metà su Arduino e metà su MIOSIX e STM32. Ok, cominciamo subito con l'introduzione ai microcontrollori. Allora, per introdurre i microcontrollori introduciamo innanzitutto il concetto di computer nella sua accezione più generale. Nell'immaginario collettivo il computer è quello che c'è davanti a me, su cui sto proiettando le slide, quindi un dispositivo con schermo, tastiera, mouse, in grado di eseguire programmi. Ma questa definizione si capisce subito che è troppo limitata, già per il fatto che al giorno d'oggi si stanno diffondendo smartphone e tablet che non rispettano questa definizione di un dispositivo con tastiera e mouse, ma comunque si capisce che è molto simile a un computer. Da un punto di vista teorico, un computer in realtà, l'essenza di un computer è un dispositivo che ha una CPU, della memoria, e all'interno di questa memoria ci sono sia i dati che i programmi, quindi è riprogrammabile. Non è un dispositivo che fa solamente una cosa, ma a seconda del programma che c'è caricato nella sua memoria può fare cose differenti, e con un instruction set o incompleto. Una definizione quindi molto più ampia, e questo ci porta al mondo dei sistemi embedded, computer all'interno di altri dispositivi. All'interno di normali orologi da polso digitali, anche se non lo sapete, ci sono dei microcontrollori spesso a 4 bit ad esempio, ok, e quindi c'è un software. La programmazione software quindi non si limita semplicemente a sviluppo di applicazioni desktop o sviluppo di applicazioni web, ma si espande anche alla progettazione di sistemi embedded. Ok, qui si fa un paragone tra un microprocessore e un microcontrollore. Allora, qui si vede la scheda madre. Andiamo su. Qui si vede la scheda madre di un normale PC desktop. La scheda madre, nonostante contenga un elevato numero di circuiti integrati che svolgono le funzioni più disparate, tra l'alimentazione, l'audio, i vari chipset Northbridge e Southbridge, non è in grado di per sé di fare nulla se non è corredata da un processore, che di solito è montato separatamente in modo da poter essere aggiornabile, di memoria, che si trova su dei banchi di RAM, che anche questi sono rimovibili ed aggiornabili, e un disco, che è un altro dispositivo appunto che si collega alla scheda madre. Ok, quindi abbiamo la memoria di massa, che è un componente hard disk, la memoria RAM,
che è un altro componente, anche in questo caso rimovibile, il processore. Questo è un'architettura da desktop PC. Un microcontrollore, invece, è un dispositivo, un solo circuito integrato, che sviluppa al suo interno la memoria di massa, la memoria RAM e il processore. Ok, quindi è un, si potrebbe definire un system on chip, un dispositivo che già di per sé è un computer, è in grado di eseguire delle operazioni, può essere programmato e può svolgere dei compiti. Ok, la differenza però tra un microcontrollore e un PC desktop è sia nel fatto che integra al suo interno un po' di tutto, però che integra poche risorse rispetto ad un computer. Se andiamo a vedere un desktop PC, abbiamo al giorno d'oggi quasi tutti i processori a 64 bit dagli 1 ai 3 GHz, ci sono ancora processori a 32 bit, RAM al giorno d'oggi più di 2 GB, spesso 4 GB, e dischi fissi di centinaia di GB. Gli smartphone sono leggermente indietro, il processore è sempre attorno al GHz, però rimane di solito un ARM a 32 bit, la RAM da 100 MB, di solito 128, fino a 1 GB per gli smartphone più evoluti, e flash, vabbè, qua più di 1 GB, in realtà al giorno d'oggi gli smartphone hanno anche 16, 32, 64 GB di memoria flash. Un microcontrollore invece ha ordini di grandezza di memoria e di processore in meno. L'STM32, che andremo a vedere nella prossima lezione, è un processore a 32 bit, sempre ARM, come quello dei cellulari, con una velocità di attorno ai 100 MHz. Quello che andremo a vedere nella prossima lezione sarà a 168 MHz, e di RAM si vede che invece si scende davvero molto, si passa dalle centinaia di megabyte alle centinaia di kilobyte, okay? A volte anche pochi kilobyte, come 8. E come flash anche qua si scende molto, si scende attorno sotto il megabyte, diciamo. Invece il microcontrollore che andremo a vedere adesso, quello dell'Arduino, è un microcontrollore ad 8 bit che gira a velocità attorno ai 10 MHz, quindi si scende ancora, e si scende ancora sia nella memoria RAM, che è circa 1 KB, gli Arduini che andremo a vedere mi pare che hanno 2 KB, comunque siamo lì, e di flash si scende ancora, l'Arduino che andremo a usare avrà circa 32 KB di flash. Ciononostante, ottimizzando il codice, scrivendolo bene, si possono fare cose sorprendenti anche con questa poca capacità di memoria. Ok, quindi cominciamo con l'Arduino. Quindi finita la brevissima introduzione a cos'è un microcontrollore. Allora, Arduino è una piattaforma per semplificare la programmazione di microcontrollori. Andremo a vedere nella prossima lezione, mostrerò all'incirca come si programma un microcontrollore, quindi senza una piattaforma che lo semplifica. Quindi andremo a vedere che cos'è un datasheet, faremo un esempio di programmazione direttamente a livello di registro di periferica del processore. Qui nella prima lezione, per dare un approccio graduale ai microcontrollori, vedremo questa piattaforma Arduino che semplifica la programmazione dei microcontrollori. Questa piattaforma è composta da hardware e da software. Dal punto di vista di hardware, l'Arduino è una board. No, qua ho un Arduino da passarmi. Almeno, vabbè, c'è nella slide dopo, non è un grosso problema. Allora, quindi è una scheda su cui è montato un microcontrollore. Il motivo per cui si fornisce il microcontrollore sopra una scheda è che per far funzionare un microcontrollore spesso occorre fare un certo numero di collegamenti che sono sempre gli stessi. Per esempio, il microcontrollore è un circuito integrato ha dei morsetti sui lati che si chiamano piedini, alcuni sono di alimentazione, occorre fornire una tensione affinché esso funzioni. Questi collegamenti sono sempre uguali, non cambiano da un progetto all'altro. Un'altra cosa che potrebbe essere necessaria è fornire il clock. Di solito si prende un quarto da un componente esterno, lo si collega ad alcuni piedini dei piedini del microcontrollore, in modo da fornire una frequenza di clock a cui funzionerà poi il processore. Anche questa è una connessione che è sempre uguale, non varia da un progetto all'altro. Per questo si può pensare di costruire una board con il microcontrollore e tutta questa circuiteria che non cambia mai, in modo da semplificare lo sviluppo di un progetto, in modo che uno può iniziare subito a fare la parte di circuito, quella specifica della sua applicazione. Inoltre, questo microcontrollore non è come viene fornito dalla fabbrica, ma viene preprogrammato con un bootloader. Un bootloader è un piccolo programmino
che si occupa di programmare il resto della memoria, nel senso che quando io dal computer voglio trasferire un programma al microcontrollore, lo vado a trasferire e lo posso fare tramite il bootloader. Anche questo semplifica la programmazione, in quanto non dovete comprare un altro dispositivo che di solito si collega da un lato via USB e dall'altro al microcontrollore, che serve per trasferire il vostro programma che avete scritto sul computer sul microcontrollore. Ok, poi fornisce accesso ai GPIO del microcontrollore sul due connettori posti ai lati, appunto, vi lascia il bello della programmazione del microcontrollore. Tutti i GPIO, che dopo andremo a vedere di che cosa si tratta, sono portati fuori su due connettori laterali, in modo che voi potete metterci i vostri LED, i vostri pulsanti, i vostri componenti che volete pilotare usando il microcontrollore. Poi consente di connettere altre board dette Shield per offrire ulteriori funzionalità. Questo significa che molto spesso per fare un progetto con un microcontrollore magari serve una funzionalità complicata, ad esempio mi serve connettività Ethernet. Io a questo punto potrei prendere la board così com'è, prendere una breadboard, metterci tutti i componenti per la connettività Ethernet, prendere dei fili e portarli verso l'Arduino, ok, e a questo punto avrei ottenuto la connettività Ethernet e poi andrei avanti per fare il resto del circuito relativo al mio progetto. Però questa parte qua di fornire la connettività Ethernet è time consuming e alla fine non è poi così concettuale, non è quello che mi interessa fare, è solo una cosa che mi serve. In questo caso si può prendere una scheda che offre già la connettività Ethernet, la si prende, la si plugga sopra alla board Arduino e io ho questa funzionalità senza dovermi preoccupare di costruire questa parte di circuito. Ok, poi questo è la board. Oltre all'hardware offre anche del software. Per software abbiamo un ambiente di sviluppo lato PC, non so se qualcuno ha provato durante i corsi di Info 1 di ingegneria del software, probabilmente avete utilizzato, di solito si usava DevCPU per Info 1 oppure Eclipse per ingegneria del software. L'ambiente Arduino è un ambiente molto più minimale, perché è pensato anche per non programmatori, è pensato anche per artisti o per persone che non fanno gli ingegneri di mestiere, però comunque è un ambiente grafico che consente di scrivere il proprio codice, di compilarlo e di uploadarlo sulla board. La programmazione è un dialetto semplificato del C++, andremo a vedere dopo alcune delle caratteristiche che lo differenziano dalla semplice programmazione in C++. Poi abbiamo detto sia un'interfaccia minimale, okay, e consente di trasferire i programmi sulla board, quindi si interfaccia con il bootloader che c'è sulla board Arduino. Andiamo a vedere la board. Allora, Arduino non è una board, ci sono tante board all'interno dell'ambiente dell'ecosistema di sviluppo di Arduino. La più comune è una scheda che ha un connettore USB e questa scheda è comune ed è passata attraverso parecchie revisioni. Ad ogni revisione è stato dato un nome: Arduino 1 è l'ultima, Arduino 2009 la precedente, 10.000 quella precedente ancora, e dopo ci sono anche altre versioni. Alla fine queste board mantengono la stessa forma, la stessa disposizione dei connettori e ci sono solo delle piccole differenze, così come col tempo la quantità di memoria del microcontrollore è andata aumentando. Le prime versioni avevano solo 8 kB di memoria flash, adesso siamo arrivati a 32, mentre arriviamo anche a passati da 1 kB a 2 kB. Okay. Poi c'è l'Arduino Mega, che è una board più grande, con più GPIO, quindi è possibile collegare più cose e con più memoria. E costa di più, ovviamente, quando la montate. Poi c'è il Lilipad, che è un Arduino di forma rotonda con dei fori ai lati pensando per applicazioni di wearable hardware. In pratica quello che si può fare è, invece di portare dei fili, si applica ad un vestito qualcosa e si può cucire con del filo conduttivo che fa il circuito, diciamo. Una cosa un po' particolare, diciamo, in certi versi interessante. Poi ci sono anche altre board. La prima versione di Arduino aveva una porta seriale invece di una porta USB, e l'Arduino Nano invece, che è molto piccolo, è pensato per essere messo direttamente sulla breadboard come se fosse un circuito integrato. Ok, questa è la foto che volevo mostrarvi prima quando ho chiesto un Arduino. Questa è la board, quella con la USB, quella che abbiamo qua, si vede tutto il mouse? Sì, ok. Quello che abbiamo qua è un connettore USB che, oltre a fornire
i segnali di programmazione, di comunicazione con il computer alimenta anche la scheda. Quindi se volete fare gli esperimenti collegati al computer basta che connettete il cavo USB e la corrente arriva attraverso il cavo USB. Nel caso in cui volete utilizzarla senza il computer, qui c'è un altro connettore con cui si può collegare un alimentatore esterno. Questo è il microcontrollore di cui vi parlavo, microcontrollore a 8 bit della Atmel, Atmega 328 se non sbaglio, mentre questi qua sono i due connettori di cui vi parlavo, quelli sul lato, uno di qua e uno di qua, che portano fuori i GPIO della board, del microcontrollore. Mentre qua ci sono tutti gli altri componenti, per esempio questo qua è quarzo, questo qua è il regolatore di tensione, sono tutte quelle parti del circuito che sono già state messe nella board in modo che non dovete ricostruirvi quella parte di circuito ogni volta. Ok, finito con l'hardware si passa al software. Allora, lì di Arduino lo trovate a questo indirizzo, le slide dopo saranno messe online sul sito del Paul, quindi è inutile che vi scrivete giù gli indirizzi adesso, tanto vale che li andate a prendere direttamente dalle slide dopo. È disponibile per Linux, macOS X e Windows, quindi qualunque sia il sistema operativo che utilizzate potete utilizzare Arduino. Io ovviamente lo andiamo a utilizzare da Linux. Contiene esempi confezionati per imparare a programmare le board, cosa molto comoda, attraverso la GUI c'è examples e da lì si possono vedere degli esempi tipo uno che fa lampeggiare un LED o altre cose del genere. Ok, poiché abbiamo detto che la programmazione avviene in un diretto del CPU, quindi non ci sono le librerie standard o altre cose, c'è una libreria specifica di Arduino, uno può chiedersi dove trovo la reference delle funzioni offerte da questa libreria, andate a trovare a questo indirizzo. Okay. Questo è un'immagine dell'ID di Arduino. Come abbiamo detto, molto minimale, abbiamo una zona dove è possibile scrivere il codice e poi i bottoni per compilare e per uploadarlo sulla board. Passiamo agli field, abbiamo detto che sono board aggiuntive, abbiamo praticamente già detto tutto, aggiungo la funzionalità alla board principale. Connettività Ethernet, quello che avevo nominato l'altra volta, ci sono altri field, per esempio uno per il pilotaggio di motori, utile per applicazioni di robotica, sono spesso forme dati, questo non l'avevo detto, da una libreria software per semplificare l'utilizzo, quindi non solo avete con lo shield l'hardware preconfezionato, ma avete anche una libreria che vi semplifica l'utilizzo dell'hardware. In questo corso non verranno usati i shield, perché lo scopo è quello di mostrarvi i microcontrollori in generale, e anche perché bene o male i shield in genere, quando uno prende l'Arduino, che il costo non è molto elevato, se uno inizia a prendere un certo numero di shield, dopo i soldi che bisogna spendere per avere il necessario salgono. Ok, questo è un esempio di shield che è quello con la Ethernet. Qui abbiamo il connettore Ethernet, qui abbiamo il chipset Ethernet, che come vedete ha dei piedini così vicini che sarebbero difficili da saldare a mano. Questo è un motivo, un altro vantaggio di avere lo shield, diciamo. Sperimentazione pratica, ok, come abbiamo detto c'era una breve introduzione ai microcontrollori e una breve introduzione ad Arduino, sono già finite. Adesso si parte direttamente con la sperimentazione pratica. Cosa faremo praticamente? Ci divideremo, cioè inizieremo a fare un progettino alla volta. Prima ci saranno un po' di slide che introdurranno le specifiche del progettino che andremo a costruire. Dopodiché ci saranno alcune slide che mostreranno invece quello che vi serve per poi poter fare il progettino, perché per adesso non avete ancora idea delle API di Arduino, ad esempio, e dopodiché ci si dividerà in 5 gruppi, appunto, e ognuno con un Arduino e un tutor, e potrete sperimentare direttamente la costruzione dei circuiti. Ok, primo progettino, poiché è il primo, ovviamente semplice, si tratta di prendere un Arduino, prendere un LED e prendere un pulsante, collegare il pulsante e il LED all'Arduino. Quando io premo il pulsante il LED deve iniziare a lampeggiare, quando io mollo il pulsante il LED deve smettere di lampeggiare. Semplice. Primo approccio al software e all'hardware combinati. Ok, organizzazione del progettino. Come abbiamo detto prima ci sono delle slide di teoria, cosa sono i GPIO, che sono la base per l'interazione tra l'hardware e il software. Poi abbiamo sempre delle slide riguardanti il software, cosa sono le funzioni setup, loop e delay dell'ambiente Arduino, e quindi giusto per avere un'idea di come strutturare un programma nell'ambiente Arduino.
poi sempre due slide relative al software, come accedere il GPIO da Arduino, in modo da poter accendere il LED, spegnere il LED, controllare se il pulsante è premuto oppure no. Poi abbiamo un altro po' di slide sull'hardware che spiegano come accendere un LED. Per chi ha fatto elettrotecnica elettronica non dovrebbe essere difficile sapere come accendere un LED, però assumiamo che magari qualcuno non lo sa, quindi diamo una breve introduzione a questo. E la stessa cosa su come leggere lo stato di un pulsante, quindi come collegare un pulsante ad un microcontrollore. Dopodiché si passerà finalmente alla pratica. Ok, GPIO. GPIO sono una delle periferiche più semplici di un microcontrollore, ma anche una delle più utili. Il nome sta per General Purpose Input Output. E quindi sono un sistema generale per, via software, posso controllare innanzitutto un GPIO o come ingresso o come uscita. Se è come uscita, posso metterla a livello logico alto o basso, stiamo parlando di logica binaria. Se lo configuro come ingresso, posso andare a vedere se quello, l'hardware che ci ho collegato, mi sta portando questo GPIO a livello logico alto o basso. Quindi è un modo per fare o un'attuazione o un sensing. Ok, la figura mostra il microcontrollore dell'Arduino, l'Atmega 328. Questo microcontrollore è composto da un corpo plastico, al cui interno c'è il vero chip di silicio, che è molto più piccolo del corpo plastico che lo contiene, mentre al lato abbiamo 28 contatti, che sono detti piedini, sono 14 da un lato e 14 dall'altro, e qua c'è, dal punto di vista logico, che cosa fanno questi piedini, e abbiamo un paio che sono VCC e AVCC, che sarebbero... per convenzione è il nome che si dà ai piedini che bisogna collegare con un'indicazione positiva per dar corrente al processore, perché il processore, come qualunque componente elettronico, se non gli date corrente non fa niente. Poi abbiamo GND, che è invece dove si collega una massa. Retro, vabbè, serve per il reference dell'ADC, mentre tutti gli altri che abbiamo, vedete PC6, PC0, PD0, PD1, tutti gli altri, sono GPIO. Ok. Siamo. Come abbiamo detto, a parte alcuni piedini per l'alimentazione, tutti gli altri sono GPIO. I GPIO sono configurabili in software, quindi voi all'interno del vostro programma che scrivete potete prendere un GPIO e dire lo voglio configurare come uscita. Una volta che l'ho configurato come uscita, posso dire su questo GPIO ci metto un livello logico 0 e a questo punto sul piedino che voi avete scelto e configurato come uscita ci sarà una tensione di 0 volt. Oppure, una volta che l'ho configurato come uscita, posso dire lo voglio portare a livello logico 1. A questo punto su quel piedino ci sarà la stessa tensione di alimentazione del microcontrollore, che nell'Arduino è 5 volt, quindi abbiamo 5 volt. Quindi se voi volete collegare un LED, a questo punto già dovreste pensare che prendo un GPIO, collego il LED al GPIO, lo configuro come uscita, lo metto a livello logico 1, si accende, lo metto a livello logico 0, si spegne. Okay. Non potete collegare il mondo a un GPIO, la corrente che può fornire è limitata, cioè nel senso potete accendere un LED, se ci attaccate il motore della lavatrice lo mettete a livello logico 1, non gira, ok? È possibile comunque collegare della logica in mezzo, per esempio un relè, un transistor ed un relè, dal relè ci attaccate i 220 volt della presa, dopodiché di lì ci portate il motore della lavatrice, a questo punto con il vostro GPIO potete far girare il motore della lavatrice. Però prima, quando il dispositivo che ci volete collegare consuma troppo, occorre dell'altro hardware nel mezzo. Nel caso del LED invece è semplice, dopo lo andremo a vedere. Questo è per la configurazione come uscita. Sono anche configurabili come ingresso. Allora, in questo caso sarà l'elettronica che voi ci collegate a fornire una tensione a quel GPIO. Quindi si presenta come un ingresso ad alta impedenza, diciamo. E se voi fornite una tensione superiore ad una certa soglia, che di solito è circa metà della tensione di alimentazione, ve lo considero come livello logico 1. Se fornite una tensione che è sotto quella soglia, ve lo considero come livello logico 0. E via software, una volta che avete configurato come ingresso, potete andare a leggere lo stato di quel GPIO e quindi sapere se è a 1 o 0. Quindi già questo vi dovrebbe far intuire che per il pulsante, prendo un pulsante, lo collego ad un GPIO, in software lo configuro come ingresso, vado a leggere e ottengo 0-1 se il pulsante è premuto oppure no. Ok, dal punto di vista più di basso livello, i GPIO sono raggruppati in porte. Per esempio PA0, PA1, PA2, PA3 sono tutti della porta A e il del GPIO 0123, mentre PB0, PB1, PB2, PB3 sono i GPIO della porta B.
Ok, però questo non lo andremo a vedere in Arduino, lo andremo a vedere nella prossima lezione, in cui in MyOSIX i GPIO sono comunque separati per porte. In Arduino invece, per semplificare molto le cose, ogni GPIO ha solamente un numero. Se voi andate qua nella board, andiamo indietro di un po', a lato c'è un numero disegnato sul PCB, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, in software voi vi riferirete, chiamando le opportune funzioni del runtime di Arduino, a questi numeri. È così che ci si riferisce ai GPIO in Arduino. Andiamo indietro. Ok? Dopo aver spiegato i GPIO, spieghiamo un attimo le funzioni setup e loop di Arduino. Contrariamente ai linguaggi come C, C++, dove voi dovete implementare una funzione che si chiama main e quando lanciate il programma il processore inizia a eseguire il codice della funzione main, in Arduino dovete implementare due funzioni, setup e loop. Se voi non dichiarate queste funzioni, il compilatore vi segnala errore. All'interno di queste due funzioni andiamo a vedere adesso che cosa voi dovete scriverci. Allora, setup viene chiamata una sola volta dal runtime Arduino quando si accende la board, quindi quando collegato il cavo USB oppure quando avete fatto un ciclo di riprogrammazione e dopo averla riprogrammata il programma riparte da zero. È un buon posto dove scrivere il codice per inizializzare le periferiche. Per esempio prendo il GPIO e lo configuro come ingresso, come uscita, dove lo scrivo lì, perché viene eseguito una sola volta quando accendo la board. Loop invece viene chiamata ripetutamente. Praticamente se voi ritornate da loop, il runtime richiama loop e riparte dalla prima istruzione di loop. All'interno si può scrivere la logica dell'applicazione. Non c'è nulla di magico in queste due funzioni, semplicemente dentro al runtime di Arduino, perché abbiamo detto che alla fine Arduino è un subset della programmazione in C++, il main continua ad esistere, però è dentro al runtime, lo scrivete voi, è già scritto nel runtime. Cosa c'è in questo runtime? Cosa c'è in questo main dichiarato dal runtime? Una chiamata setup e un ciclo infinito che chiama loop. Semplicemente niente di strano, diciamo. Ok, andiamo a vedere la funzione delay. È una funzione che serve a tenere occupata la CPU per un certo tempo in millisecondi, che gli viene passato come parametro. Quindi già questo vi dovrebbe far pensare che per far lampeggiare un LED io accendo il LED, delay di un po', spengo il LED, delay di un po'. In questo modo il LED si accende, si spegne, si accende, si spegne, in questo modo potete far lampeggiare il LED. Esistono anche un altro paio di funzioni che sono delay microseconds, che contrariamente al delay consente di ottenere un ritardo in microsecondi invece che in millisecondi. In realtà la precisione, la risoluzione non è di un microsecondo, quindi significa che se non sbaglio è di tipo 4 microsecondi o qualcosa del genere, perché comunque il processore è a 8 MHz e a 16 MHz, quindi non è che è in grado di ottenere dei ritardi molto, molto precisi giù ai microsecondi. Per conoscere invece il tempo trascorso dall'avvio di Arduino esiste questa funzione millis che ritorna il numero di millisecondi dal momento in cui la board ha fatto il boot. Però questa funzione dopo un po', dato che ritorna un intero, se non sbaglio, a 32 bit, dopo un po' fa il rollover, cioè nel senso ritorna a zero. Quindi è un piccola cosa che bisogna tenere presente se fate un'applicazione e la tenete accesa per mesi. Ok, adesso andiamo a vedere come controllare i GPIO da Arduino. Vi ho detto cosa sono i GPIO, abbiamo detto che si possono referenziare un GPIO con un numero che è scritto al lato della board. Adesso andiamo a vedere come controllare i GPIO di Arduino. Innanzitutto ci sono di due tipi, sono quelli analogici e quelli digitali, perché l'Arduino ha un ADC sulla scheda all'interno dello stesso microcontrollore e quindi potete anche fare del sensing di segnali analogici, però questo lo andremo a vedere non in questo primo progettino, ma lo andremo a vedere sempre oggi, ma nei successivi. Appunto sulla scheda è riportato un numero accanto al GPIO, questo numero è usato per identificare il GPIO in software. Le funzioni per accedere al GPIO sono queste. Allora, noi abbiamo pin mode, qui gli passiamo il numero del GPIO, input è una costante, una defined, definita da qualche parte del runtime, non è niente di speciale, serve a configurare il GPIO del numero che avete passato come ingresso. Ok? Semplice. Pin mode, stessa cosa, numero del GPIO output, lo configura come uscita. Di default i GPIO sono configurati come ingresso. Ma in realtà è meglio non fidarsi di questo, e se io collego un GPIO ad un pulsante conviene comunque fare pin mode input per chiarezza, diciamo. Dopodiché abbiamo digital write che
passa, a cui gli viene passato sempre il numero di un GPIO, che però deve essere stato prima configurato come uscita, e se ci mettiamo high lo porta a livello logico alto, quindi su quel piedino lì avrete 5 volt, se ci passiamo low invece viene portato a 0 volt. In entrambi i casi potete chiamare Digital Drive solo dopo aver fatto pin mode output su quel GPIO, altrimenti non fa niente questa funzione. Invece Digital Read, gli si passa un GPIO configurato come ingresso, gli si passa solamente il numero, non bisogna passargli nient'altro, e ritorna high o low. Anche qui high o low sono delle defined at runtime, molto probabilmente high sarà 1 e low sarà 0, niente di speciale. Quindi ritorna high o low a seconda che l'hardware collegato con il GPIO lo sta portando a livello logico 1 o a livello logico 0. Ok, due parole sul LED. Ce li avete dappertutto, dal vostro cellulare al vostro televisore, non è niente di speciale, è un componente elettronico, un diodo, che se voi gli fate passare la corrente emette luce. Ok, poiché è un diodo, le basi di elettrotecnica dovrebbero ricordarvi che se lo collegate al contrario non funziona, perché non fa passare la corrente. Come fate a sapere qual è il positivo e qual è il negativo? Qua nell'immagine vediamo il LED ha due piedini, due pezzi di filo, uno è più lungo dell'altro, quello più lungo è il positivo, quello più corto è il negativo, semplicemente per convenzione. Ok, un diodo, se vi ricordate, le basi di elettrotecnica, di solito uno quello che si ricorda è 0,7 volt quando si ricorda il diodo, che è la tensione che c'è ai capi quando ci sta passando corrente. In un LED questa tensione è diversa, perché dipende dalle caratteristiche costruttive, dipende dal colore. Tipo un LED rosso ha 1,8 volte di tensione, un LED verde o giallo di solito 2 volte 2, mentre un LED blu sui 3 volte 6. Quindi significa che se voi ci collegate 5 volt, quello che succede è che il LED tenderebbe a farci passare tantissima corrente fino a bruciarsi. Quindi quello che vi serve è limitare la corrente che scorre nel LED in modo da non bruciarlo. Come si fa questo? Semplicemente con una resistenza. Io ho che il microcontrollore mi fornisce 5 volt, il LED ha, mettiamo che è un LED blu, 3 volte 6, quindi io ho 5 volt meno 3 volte 6, lo divido per il valore della corrente che io voglio, mettiamo 10 mA, e ottengo un valore di resistenza. Questo valore di resistenza io vado a comprarmi una resistenza del valore giusto, la vado a mettere lì tra il LED e il GPIO del mio microcontrollore e ho risolto il problema, appunto. Durante il corso mi verranno date delle resistenze di valore adeguato alla fine. In realtà non è critica, perché un LED può funzionare con qualunque corrente, di solito dagli 1 ai 20 mA. La differenza è che quanto più corrente ci fate passare, quanto più è luminoso, diciamo. Però quindi è un componente non molto critico. Di solito una resistenza che so, un kilobyte, cioè un kilo ohm, no? Oppure 330 ohm, sono valori molto diversi, eppure funzionano tutti e due bene per accendere un LED, diciamo. Magari se ci collegate 100 kilo ohm non vedete niente perché la corrente è troppo bassa, però comunque è un componente non critico. Ok? Pulsanti. Allora, un pulsante è un dispositivo elettromeccanico, anche i tasti della tastiera del computer sono dei pulsanti, è un contatto elettrico che si chiude quando il pulsante è premuto. Quindi potete vederlo come se il pulsante è premuto, tra i due terminali del pulsante c'è una resistenza di circa 0 ohm, se il pulsante non è premuto c'è una resistenza di circa infinito ohm, quindi non passa corrente. Quindi possiamo collegare un pinino del pulsante a 5 volt e l'altro pin al GPIO configurato come ingresso dell'Arduino. Quindi quando io premo il pulsante, resistenza da circa 0 ohm, quindi significa che è come se avessi collegato il GPIO dell'Arduino a 5 volt. 5 volt a livello logico 1, in software vado a leggere 1. AIG. Okay. Se invece non premo il pulsante, però c'è un problema, perché resistenza infinito, e quindi è come se io avessi collegato il GPIO dell'Arduino a niente. Ok, e cosa succede se io prendo un GPIO dell'Arduino, lo configuro come ingresso e non lo collego a niente? Il risultato è che è indefinito, ossia non so via software se leggerò 0 oppure 1. Quello che di solito succede è che correnti di leakage del microcontrollore che non sono comunque predicibili, oppure interferenze elettromagnetiche che ci sono in giro, porteranno il GPIO un po' a 1 o un po' a 0. Quindi quello che otterrei è un risultato casuale e non è quello che voglio, perché io quando il pulsante non è premuto voglio leggere sempre 0. Come faccio? Allora, utilizzo una resistenza che si dice resistenza di pull down, collegata tra il pinino dell'Arduino
e massa. Ora, a questo punto, se io premo il pulsante, questo qua mi offre una resistenza di circa 0 ohm, è un cortocircuito tra i suoi due terminali, no? Quindi quello che succede è che i 5 volt vanno qua, vanno al piedino dell'Arduino e vanno anche qua sulla resistenza, quindi un po' di corrente passerà per questa resistenza, quanto? 5 volt diviso R, semplicemente, no? Quando io invece non premo il pulsante, questo qua è circa infinito ohm, è come se fosse un circuito aperto. Però questa resistenza qua, che prima non serviva a niente, adesso serve a portarmi il GPIO d'ingresso dell'Arduino a massa. E quindi io leggo stabilmente sempre 0. Anche in questo caso il valore della resistenza non è critico. È meglio che non utilizzate un valore troppo basso, altrimenti fate scorrere troppa corrente e consumate troppa corrente, diciamo. E non troppo alto, perché se al limite questo fosse infinito avremmo di nuovo il caso precedente in cui vado a leggere... non so cosa vado a leggere. Comunque, in realtà, qualunque valore da 1 kilo ohm a 1 mega ohm va sempre bene, quindi non, anche questo è un componente ancora meno critico di prima, diciamo. Ok? Pratica. Facciamo direttamente a più, sì. Dobbiamo collegarlo ad un GPIO dell'Arduino a questo punto qua. Ah, sì, 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 vero. Questo è giusto. Sì. Mettilo in un punto qua. Ok. Ovviamente sapete tutti come funziona la network, giusto? Cioè nel senso, da questo lato qua sono tutti collegati, ecco, e mentre di questi qua sono collegati trasversalmente. No, mentre siamo nel primo anno, ho fatto questo o... Questi sono i GPIO digitali. Lo 0 e l'1 sono riservati, quindi direi di non usarli. A parte questo, scegliene uno e collegalo al network. Questo è 11? Sì, no, è 11. Le funzioni, no, le costanti paio sono numeriche, sono numeriche, numeriche. Dovrebbe essere 0 e 1. Sono due costanti. E adesso dobbiamo collegare il pulsante. Dove è meglio? Io direi un... No, forse è meglio qua, che così almeno è più vicino a... Però credo che il pulsante sia fatto così, cioè nel senso questo e questo sono collegati insieme, sì, e questo sono collegati insieme, quindi bisogna metterli in verticale, perché così almeno questi sono collegati insieme, però lo sono anche i loro corrispettivi. Sì. Non sta dentro molto bene, vabbè, però comunque funziona. Okay. Allora uno lo colleghiamo al positivo. Sì, no, al positivo. Quali sono? No, dovremmo usare quelli sopra. Questi sono pochi, ma... Perfetto. Poi bisogna mettere la resistenza a massa. Sì, è meglio che ci spezzi in uno di qui, perché altrimenti ti finisci tutto. E adesso tutto qua ad un altro GPIO. Questo è un altro pino, sono... non conta qua. No, dopo in software andremo a scrivere solo che lo 0 e 1 no, prova il 2 ad esempio. 2? Prova il 2. Ah, sì. Perché lo 0 e 1 sono usati anche dalla seriale che andremo a vedere dopo. Ah, da sì, quando si programma. Esatto. Ok, un attimo che ci do un'ultima occhiata, però secondo me è tutto a posto. Sì, va bene. Allora, adesso si passa al software.
Un attimo che bisogna accendere il computer. Passiamo di qua. Ho notato che per te è già l'avviato al machine con tutto, giusto? Sì, però mi sa che meglio sto provi dal suo, perché questo secondo me muore, però non so. Vabbè, allora è un po' RAM, è un po' secco di RAM. Allora, qui c'è l'avviato, questa è l'avviato al machine. Per alimentare con una tensione senza dargli 1200 volt, però se gli date un alimentatore universale, gli mettete dentro 9 volt, lui ha dentro un regolatore che ve lo porta automaticamente a 5 volt, e poi a questo punto da Win voi potete pescare 9 volt. Questo vi serve perché comunque la linea può fornire una quantità limitata di corrente, per cui se ad esempio dovete fare andare un motore, un motorino, magari pescate l'alimentazione da Arduino, per cui non passa al regolatore dell'Arduino e ve lo pesca direttamente dal vostro alimentatore, perché mi pare che il regolatore dell'Arduino può tirare fuori fino a 200 mA, una roba così, che già se gli mettete un motorino un po' grandino potrebbe scaldarsi, cose belle. Poi c'è anche la 3.3 volt, perché vabbè, ormai ci sono anche delle periferiche che vanno 3.3 volt al posto che 5. Niente, qua ci sono un po' di cose così. Quindi questa dove la piazziamo? Facciamo dal pin 6, dall'altra parte lo mettiamo al più del mio, al più del ok, ta ta ta, poi dovremo, vabbè, come minimo, collegare l'alimentazione, sicuramente. Quindi nel momento in cui si il pulsante, colleghi il capone rosso, e contate che questo no, fare 5 volte con il terzo, ma presente per il praticamente lo portiamo qua, di base è la stessa, una funzione principale che viene eseguita da Pio, anche se in realtà si lascia sempre il pulsante, nel momento in cui ci sono tutti quanti in quattro. E poi portiamo ground, che quando viene premuto l'ordine non è mai stato il mio forte per queste cose, prima di usare da qui a qua, quindi a questo punto abbiamo la breadboard alimentata, prima bisogna diciamo dichiarare quali pin vogliamo usare per leggere e quali e poi ci manca il bottone, quindi il bottone come lo piazziamo? Considerate che allora, questo bottone è fatto, questi due pin sono sempre collegati tra di loro, questi due sempre collegati tra di loro. Quando si schiaccia, questi si collegano anche a questi. Ah. Quindi il contatto diciamo è per così, quando si schiaccia. Se noi piazziamo... Si capisce meglio. Allora, si capisce... No, non lo so, perché... Dalla linea sotto. Infatti, sì, però io e siamo pazzi, siamo, abbiamo detto, boh, mettiamo così, così, così. Bisogna ricordarselo. Allora, se piazziamo giù questo così... Questa resistenza dove la piazziamo? Sì, è indifferente sopra o sotto. L'importante è che vada da un contatto. Possiamo solo collegare il LED. Ah, il LED possiamo collegarlo. Invece l'altro lato del bottone, solo quest'altro, lo connettiamo a un pin digitale qualsiasi. Sì, al 5 volt. E quel è lo stesso che colleghiamo a massa con la resistenza di cooldown. Cioè questo lato qua andrà anche al pin digitale.
la lascia però a 2 pini e 4. Allora lì ci sarà la nostra uscita che è un po' stretto, cioè su quale dei pini va. Quindi mettiamo un filo, quindi questo va su 5, no, noi siamo sul 6, sul 7, gli altri due devo mettere due per due regali al mio colleghiamolo a Marica, oppure solo perché cosa c'è la disponibilità di avere due punti da sacco, cioè uno là, viola, viola, vabbè, aspetta, adesso aspetta viola, l'altro lato lo mettiamo. La resistenza è differente, quindi lo mettiamo, se lo mettiamo due di 5 volte poi ci sarà massa e direi di provare. No, no, allora col circuito dovremmo aver finito, su cui abbiamo la breadboard che è alimentata, prima cosa da controllare, se no non può scoprire tutto. Poi vabbè, di solito se è di partenza si può mettere direttamente un jumper da qua a qua e da qua a qua, perché uno almeno è sicuro di avercelo da tutti e due i lati, no? Adesso non ci serve perché è abbastanza piccolo. Poi abbiamo il LED che viene pilotato dal GPIO e la resistenza in serie. Su questo siamo a posto. Poi abbiamo il bottone che, se non è schiacciato, ha la resistenza di pull down, se è schiacciato si collega a 5 volte e quindi è a posto anche questo. Adesso bisogna fare il programma. Sentiamo, non so, se tu hai la macchina virtuale. Se mai mettiamo in là. Allora, allora vediamo cosa, allora abbiamo detto che le due funzioni che ci devono essere, questa, poi il setup e poi il loop. Iniziamo a chi è più vicino, più vuole, dovete voi il setup. Poi fare una parentesi graffa contro l'alt, ok, vai a capo, chiudila e intanto lasciali e poi ci vorrà il lungo. Sì, nel momento in cui tu non usi il pin è come se ci fosse resistenza infinita, quindi allora nel setup cosa dobbiamo fare? Ok, per cui dobbiamo inizializzare il piedino del bottone che è il 6 come input. Pin mode, pin mode con la M maiuscola, M maiuscola, pin mode aperta. Allora, in teoria dovremmo scrivere 6 input. In pratica conviene, di solito si fa così, prima del setup, per cui vai a capo col setup. Visto che sennò uno, no, proprio fuori dalla funzione setup. Visto che sennò uno arriva magari che ha l'Arduino con tutti i pini occupati, poi dice. Allora di solito si fanno delle variabili globali fuori, per cui si fa tipo int, questo è metti bottone uguale 6. In questo modo uno poi quando parla del pin del bottone
scrive un bottone ed è tranquillo e sa che è quello, per cui sottometti. No, ok, poi a capo fai la stessa cosa per il LED, che è il pin 7. Sì, LED va messo ovviamente come output. Ti conviene usare minuscolo perché le variabili conviene metterle tutte in minuscolo. Poi ci sono vari modi, c'è chi lo fa con la variabile globale for each, c'è chi lo fa con una define. No, il LED era 7. Ok, e abbiamo fatto il setup. Ci vogliono i due punti di arrivo alla fine. Prima ci arrivi in massa, cioè se non c'è collegatamente, se invece premiamo la supervolta. Quindi, prima di tutto per evitare. Ok, nel loop cosa dobbiamo dire? Vediamo che il loop lui lo continua a controllare. Allora, noi vogliamo che se, allora, il concetto del programma è se teniamo schiacciato il pulsante, questo fa blinca, se lo molliamo questo sta spento. Quindi, considerato che c'è un bel se, direi che si può fare un if. Per cui, esatto, credo che vada a fare io. Esatto. Ah, sì, c'è la, uno può mettere uno, c'è la parola chiave apposta, scrivi I tutto maiuscolo. Esatto. Fai un'aperta parentesi, perché se è schiacciato lo dobbiamo far blinkare. Allora, prima di tutto lo facciamo accendere e poi lo facciamo spegnere. Quindi facciamo un po' di... quindi prima dobbiamo dirgli metti l'uscita LED I, quindi la funzione da usare è la digital write. Sempre con la W maiuscola. Ecco, per me è che non rientra. Sì, allora, ti ricordo di usare il numero. No, perché questi danni sono il problema. Metti digital write, il piedino e lo stato. Sempre tutto maiuscolo. Ok, punto di virgola. Poi dovremo aspettare un tot, per cui c'è la funzione di disegno. Facciamo un secondo, 20 secondi. Considerate che è in millisecondi, quindi vogliamo fare un secondo, sono 1000. A questo punto, se era alto, lo rifacciamo diventare basso. Aspettiamo ancora, perché sennò lui ritornerebbe subito alto e basta, abbiamo finito. Ok, e il programma questo è, quindi proviamolo. Il cavo, dobbiamo mettere anche il caso in cui il bottone non è schiacciato. Allora, teoricamente diciamo che parte da low l'output, quindi uno, se effettivamente, se uno volesse essere proprio pulito, che metti in caso ci sono interferenze, potrebbe mettere un else, aspettiamo, tanto male non fa, metti else e fai una digital write, siamo sicuri che
se il bottone non è schiacciato è che la LED sta spenta. E poi invece vedi le volte quindi tendenzialmente partono tutte le ore uscite. Abbiamo un LED, se tu metti qua la ora apri di tutto, fai il schiaccia il tastino con il tic, ok, e dice che è tutto a posto. Poi vai su tools, perché questa adesso c'è l'ultimissima scheda Arduino e l'Arduino 1. Questa qua è quella subito prima, cambia poco, cambia l'interfaccia da USB a seriale, ma a livello di programmazione non è che viene frega tanto. Però cambia anche il modo in cui lo carica, per cui vai su board. Ah, è già selezionato uno, perché se no se hai selezionato uno non te lo carica. Per cui piazziamo qua, e adesso vediamo sketch del blinking LED integrato, che lo trovate negli esempi. Adesso schiaccia il tastino con la freccia. Ah, aspetta, sì. Perché ogni tanto prova a vedere su tools. Serial port. Aspetta un attimo. Chiamami Otto. Ma che la risposta? Per quello, devo vedere. Otacon. No. Ma preso molto più di lui, staccarlo. Ok, c'è il pulsantino in basso a destra. Qual è? Questo? Esatto, quello. Vai, questo. Aspetta che lo installi e poi guarda. Invece però è uscito. No, ma lì è Win, perché qua è Win. Ah, ok, cos'è? Ma fai guardare cos'è quello, perché se mi installa quello di VirtualBox non va. Guarda se ti apporta dentro in Linux, se tira qualcosa. Ma quello appunto è. No, non mi dà. Guarda, chiudi il programma, perché se glielo aggiunge il volo non. Salvalo, perché se lo perdi è un casino. Salviamocelo come. Dai un nome. Vabbè, sì, il nome qua, aspetta. Metti progetto 1. Ok. Io direi c'è un problema sull'ultimo silenzio. Non va la serie. Esatto. Devi chiamare la serie. Cosa? Questo? Beh, intanto. No, intanto via con la fine di dire di importare la voce. Sì, qua. Ok, perfetto. Adesso gliela riimporto. Va bene. Chiudi. Vai sul. Dopo il bottone di push. Ah, adesso va. Allora riapriamoci il nostro bel progettino. Prima perché
Attenzione, cosa abbiamo sbagliato? Sta funzionando quando è una cosa che potevamo aver sbagliato l'orientamento no, funziona questo filato dobbiamo parlare in lista dopo perché se dice che al fine del bottone il 6 il 7 no no al fine è il 6 e il 7 è il L allora questo è utile perché si fa quindi proviamo a fare una cosa simpatica. Noi abbiamo il nostro pin 7, esatto, noi facciamo così e non va, quindi cosa vuol dire? O è il LED che non va, poi la risposta immediatamente, ovvero questo va a massa, attacchiamo questo qua e lo attacchiamo, quindi l'alimentazione c'è, ah sì ok sì sbagliato perché if digital read bottone uguale uguale sì che va letto veramente valore perché tu e poi un'altra parentesi chiusa sì. Adesso dobbiamo esserci, compiliamo e carichiamo. No, no, è giusto quello. No, aspetta, dov'è la cosetta la parentesi? Come se fosse tutto dentro il digital read. No, digital read bottone uguale uguale ai fuori. Carichiamo. Allora, togli uguale uguale a E, perché in teoria andrebbe messo un'altra parentesi uguale, no, anche A. Allora, si può fare anche un uguale uguale a I, tutto I, metti un'altra parentesi, così gli stiamo dicendo se esiste digital read bottone, perché se è zero è un po' come usare if nel C, perché come l'avevamo messo prima si poteva fare, andava messo un'altra parentesi ancora, perché era if tutto digital read di bottone uguale uguale ai, quindi così. Così dovrebbe andare, poi si può fare anche come avevamo fatto prima. Vediamo se è la volta buona. Vediamo. Non ce la possiamo fare.
Allora, vediamo che fa, è veramente facile. Però se lo fai sulla tua forma, quindi devi avere una porta. C'è un jumper staccato. Altri sono questi. Ah, qua c'è un jumper staccato che puoi fare più una. Ah, ecco, mi sembrava, può darsi anche che prima andasse, ma okay. Abbiamo fatto questo primo blinking LED per comprovarlo, questo prodigio della tecnica. Ma questo è solo se tieni premuto. Sì, questo è se si tiene premuto. Il metodo di solito per farlo invece, lo schiaccio, parte, lo rischiaccio, non, va low, è di solito fare nel ciclo, tu controlli, ti metti una variabile di controllo, tipo stato del bottone. Gli fai 0-1. Come sta andando? Qua abbiamo fatto. Yeah. Oh. Perfetto. Metti una variabile stato del bottone, a ogni giro gli fai tipo se lo stato di prima è diverso dallo stato di adesso, per cui c'è stato, per cui tu hai schiacciato il bottone. Solitamente si fa una cosa che si chiama debounce, ovvero quando si schiaccia con componenti elettromeccanici tipo questi bottoni, a te sembra di schiacciare il bottone e che sia non schiacciato, schiacciato. In realtà, visto che l'Arduino il loop lo fa molto velocemente, tra quando schiacci, tra quando non stai schiacciando e quando schiacci, tu fai dei micro contatti in mezzo. Per cui se ad esempio tu facessi un programma che accende un LED quando schiacci il bottone e lo lascia acceso, tu magari vedresti il LED che si accende e si spegne, si accende e si spegne all'inizio. Quello che si fa di solito è nel momento in cui leggi un cambiamento di stato, gli metti un delay in modo che lui nel momento in cui stai schiacciando non si fa tutti quei cambiamenti di stato. Oppure si può fare anche a livello hardware e metti un condensatore in modo che quando schiacci il bottone si carica il condensatore e non fa delle variazioni istantanee. Ok, finito il primo travestito, passiamo al secondo. Allora, nel primo abbiamo fatto lampeggiare un LED, invece qui le specifiche sono utilizzando il pulsante del circuito precedente. Utilizzando il pulsante del circuito precedente, scrive un programma che comunica al PC ogni secondo lo stato del pulsante premuto o non premuto. Quindi dal punto di vista hardware non andremo a modificare niente, ho detto più veloce, non modificheremo neanche il LED, lo facciamo lì semplicemente via software, non lo configuriamo. E qui vedremo la comunicazione tra l'Arduino e il computer. Ok, organizzazione di questo progetto. Teoria, la seriale. Software, spieghiamo come utilizzare la porta seriale e quindi come comunicare tra l'Arduino e il computer. E poi, ovviamente, pratica la costruzione del circuito. O in questo caso, più che altro, la scrittura del software. Ok, per seriale si intende quando nell'ambito dell'embedded, per seriale si intende lo standard RS-232, è uno standard molto antico, risale agli anni 60 per collegare i terminali ai mainframe. Ai tempi c'erano i terminali o dump terminals, che erano un dispositivo con solo tastiera e schermo, non c'era il processore dentro, okay? Si poteva semplicemente digitare e quello che veniva digitato sulla tastiera finiva per la seriale, mentre quello che arrivava dalla tastiera dal mainframe veniva mostrato a schermo, mentre tutta la potenza di calcolo stava nel mainframe. Questo molto tempo fa. Negli anni 90 invece è stata utilizzata per collegare il modem 56K al computer. Al giorno d'oggi è sparita dal mondo dei computer, però in ambito embedded è ancora molto utilizzata. Andiamo a vedere come mai. Allora, la seriale ha la caratteristica che è un'interfaccia molto semplice, quindi significa che per sviluppare la Atmel, la ST, chiunque sviluppa l'hardware dei microcontrollori, per raggiungere una periferica seriale occorre aggiungere pochi transistor, diciamo, al conto complessivo dei transistor del microcontrollore. Quindi succede che quasi tutti i microcontrollori hanno una periferica in grado di funzionare come seriale. Questa semplicità si traduce anche in una semplicità di scrivere il codice.
Adesso voi nell'Arduino non andrete a scrivere il codice di basso livello per comunicare con la seriale, e neanche nella seconda lezione con MyOSIX, però sappiate che basta un centinaio di righe di codice C e, partendo da zero semplicemente dall'hardware, avete fatto un driver software per la seriale. In confronto una periferica come la USB è molto più complessa, quindi aggiunge una considerevole quantità di costo al costo finale del microcontrollore e richiede migliaia di righe di codice di basso livello per essere configurata e per funzionare. Quindi questa semplicità fa sì che nel mondo dei microcontrollori la seriale sia ancora molto utilizzata, anche se sparita dai PC. Come si risolve il problema del fatto che, ok, la seriale è uno strumento che viene utilizzato per comunicare tra un sistema embedded e un PC, ma il PC non c'è più la seriale. Per risolvere questo problema esistono dei circuiti integrati che sono dei convertitori di protocollo. Da un lato hanno una periferica USB, dall'altro hanno una periferica seriale. Nell'Arduino c'è questo circuito integrato e quindi, sebbene il microcontrollore parli attraverso un protocollo seriale e quando siete anche lato PC, il codice che viene scritto pensa di interfacciarsi con una porta seriale, in realtà la comunicazione tra i due avviene attraverso USB. Ok, come si utilizza la seriale da Arduino? Arduino offre una classe, la classe Serial, che serve per comunicare con la seriale. Ok, per giusto due parole per chi non ha ancora fatto ingegneria del software, quindi non sa cos'è la programmazione oggetti. Un oggetto è un agglomerato di dati e funzioni, che le funzioni servono per accedere ai dati dell'oggetto stesso, queste funzioni sono dette metodi. Quando si chiama un metodo bisogna specificare l'istanza dell'oggetto, per esempio finora avete digitato, che so, digital drive e basta, invece qui non potete digitare begin e basta, dovete fare serial.begin. Ok, quindi questo è tutto quello che vi serve sapere per adesso della programmazione oggetti. Ok. I metodi che offre la classe Serial sono begin, l'abbiamo visto prima, si prende come parametro baud rate, che è la velocità. La seriale ha un certo numero di parametri, il più importante è la velocità ed è infatti l'unico che consente di specificare il runtime di Arduino. 9600 è un valore molto utilizzato, è quello che andremo ad utilizzare nell'esempio che vedremo dopo. Quindi già questo vi dovrebbe far pensare che per far funzionare la seriale voi nel vostro setup, quando configurate le periferiche, dovete aggiungere una linea di codice serial.begin 9600, semplice. Una volta che ho inizializzato la seriale posso stampare. Print, gli si passa un valore può essere un numero oppure una stringa, e questo viene stampato attraverso la seriale e quindi voi lo potete vedere dal computer. È quasi come la printf, solamente che la printf consente di fare %d qualcosa, e quindi in una mettere dentro la stringa, poi mettere dentro %d e poi passargli l'intero, invece qui non si può fare, dovete passare print la stringa e poi print e poi sotto fare un'altra riga di codice, serve appunto print con l'intero, diciamo, un pochino meno versatile. Dopodiché abbiamo print line, che è l'equivalente di print ma mette un backslash n, quindi ritorna a capo. Quando vedrete quello che viene stampato dall'Arduino sul computer, va a capo. Per leggere invece, anche qui abbiamo un metodo più semplice rispetto alla programmazione in C, più semplice internamente, in realtà è leggermente più difficile da utilizzare, ma il motivo per cui è fatto così è perché abbiamo detto che i microcontrollori hanno molta meno memoria di un computer, quindi non è che si possono fare dei runtime così complicati. Abbiamo available, che ritorna il numero di caratteri che il PC ha inviato all'Arduino, e read, che legge un carattere alla volta. Quindi per leggere dall'ingresso non avete che solo la scanf che vi permette di leggere una stringa intera oppure un numero intero, dovete leggere un carattere alla volta. Andando a fare available, e se available è maggiore di 1, iniziate a fare read. Ok. Serial, appunto come abbiamo detto, è per Arduino l'equivalente di printf e scanf per un programma C. L'Arduino, come si può facilmente vedere, non ha schermo e tastiera. Quindi per leggere e scrivere si intende che si legge e scrive dalla seriale verso il computer. Cosa si può fare con questo? Si possono fare principalmente due cose. Uno, faccio partire un terminal emulator sul computer che mi apre la seriale e in un certo senso in questo modo sto prendendo in prestito lo schermo e la tastiera del computer per comunicare con il microcontrollore. Nel senso che tutto quello che digita dalla mia tastiera finisce nel microcontrollore e tutto quello che stampa il microcontrollore finisce sullo schermo del computer. Ok? L'altra cosa invece, posso fare un software che gira sul computer e questo software apre la seriale e comunica, quindi io posso fare
posso scrivere un'applicazione in due parti, una parte lato computer, una parte lato microcontrollore, e comunicano tramite la seriale. Ok, pratica, subito. Chi vuole scrivere il codice stavolta? Io. Vai, vai. Ma non mi ricordo le funzioni. Zero. No, vabbè. Spostano un po' più in qua, perché altrimenti gli altri non vedono. Non so che è un po' problema scrivere i dati, però... No, inizio da zero... Sì, sì, inizio da zero. Inizio a fare voi di setup e voi di tutto. Così almeno inizio a ricordarti. Due volte te le ricordo. Sì, sì, no, dove sono qua? Allora, altri GR, e poi non le non sono abituato a dire, però non le fanno. Come la vuoi fare? Allora, prima dobbiamo configurare comunque il pulsante, sì, come input. Input. Ed era mod. Pin mod e la M maiuscola, esatto. Mod 2 e mode, cioè mode. Sì, anche se in realtà non lo usiamo, va bene. E invece il pulsante. Non ho capito perché l'hai aperto. Perfetto. No, quello non importa. Dobbiamo fare la serie appunto per l'intero. Serial, anzi. Perché stiamo usando la seriale. Fin. Questo è... Come? Serial? Serial è alla S maiuscola. Begin. No, perfetto. Se andiamo in loop. Io direi controlliamo il pulsante ogni secondo, quindi facciamo una delay 1000, così almeno evitiamo di spammare il computer con tanti. In questo caso sì. Quando ogni secondo lui controlla il pulsante e lui è lo stato assoluto. È lui il schiacciato input è l'input. Guarda, ah, ho sbagliato perché l'11 è giustamente se no, cioè, far rilevare al computer non è vero, è vero. Sì, sì. Quindi qua metti 11 per la volta che vuol dire standard, cioè non devi installare nel mondo. Esatto. Devi mettere 11 auto per tutte le due. Serial punto. Scusa, proviamo a fare la fine su questo computer, ci puoi dare una mano? È la serie S tempo meglio? Sì. E perché per le classi di solito iniziano con la S maiuscola, per i metodi con la S maiuscola, è una convenzione in realtà. Quinta e lei. Allora, una funzione A. All'inizio il tipo di stringa, poi il nome che vuoi, poi il nome della funzione, e poi l'elenco dei parametri. Se l'elenco dei parametri passa a fare in tutto il mondo. Quindi se tu non ci metti niente, se non ha parametri. Se vuoi puoi mettere il pulsante off, se vuoi. Dopo il corpo della funzione, quando terminare di inizio alla fine, cioè la parte principale è A. No, aspetta, sempre else se la punto più line. Quindi una all'inizio e una alla fine. Funziona tutte e tre le gaffe, quindi tu adesso hai una funzione che si chiama setup, che non prende parametri, per quanto le prende parametri. Scusa, tu cos'è che fai? Z. Ah, ok. No, per sapere almeno di che non so niente. Cioè, va bene. E così almeno se ti dico una cosa so cosa adesso puoi fare. Quindi adesso qua dentro si mettono le istruzioni della funzione.
quindi va bene, 2 da quello del LED. Prossimo progettino, iniziamo col vedere le specifiche. Riparte gente. E chi ti più ormai sono spenti? Ormai mancano solamente 40 minuti, ci sono due progettini da farvi vedere, ci sono anche, l'ultimo è anche abbastanza complicato, quindi io direi di ricominciare subito e si riparte con le specifiche del terzo progettino. Allora, collegare una fotoresistenza e un LED a un Arduino. Scrivere un programma che ogni 100 millisecondi manda il valore di tensione della fotoresistenza, si manda al computer direi. Osserviamo come cambiano i valori a seconda della luce che colpisce la fotoresistenza. La fotoresistenza è un componente che misura la luce ambiente, ok? Quindi permette di sapere se c'è più luce o c'è più buio. E dopodiché utilizziamo un LED in modo che sia acceso al 100% quando è buio, acceso al 50% quando c'è poca luce e spento quando c'è molta luce. Ok, quindi le differenze sono che non dobbiamo più leggere un segnale digitale 0-1, dobbiamo leggere un segnale analogico, perché ci interessa sempre se c'è poca luce, se c'è tanta luce. E l'altra differenza è che anche in uscita non abbiamo più un segnale digitale, LED acceso e LED spento, abbiamo un segnale analogico, in quanto vogliamo il LED acceso completamente, acceso per metà oppure spento. Andiamo a vedere come fare queste cose con Arduino. Ok. Organizzazione del progettino. Teoria, due parole su programma DC. Teoria, due parole su programma IBM, che è quello che verrà utilizzato per accendere il LED anche al 50%. Software, cos'è la analog grid e quindi come si può fare la lettura di un piedino analogico invece di digitale. Com'è, sempre software, la funzione analog write, come scrivere su un GPIO un segnale analogico invece che un segnale digitale. Hardware, cos'è la fotoresistenza, due parole, dopodiché pratica costruzione del circuitino. Ok, la DC, per chi ha fatto, vediamo, non mi ricordo cos'era, fondamenti di elettronico o qualcosa del genere, il nome del corso, non dovrebbe essere un problema perché si spiega durante il corso. Comunque è un componente con un ingresso analogico, quindi non più 0-1 ma una tensione variabile tra un minimo e un massimo, e un'uscita digitale di n bit, quindi non più solo un bit 0-1 ma n bit, che rappresenta la tensione di ingresso con un numero tra 0 a 2 alla n. Quindi significa che voi mettete 0 volt, ottenete 0, mettete il massimo, ottenete 2 alla n meno 1. Il microcontrollore Atmega32 è una DC a 10 bit, proprio
all'interno dello stesso chip che fa da microcontrollore non abbiamo solamente la memoria, non abbiamo solamente il processore, non abbiamo solamente il GPIO, abbiamo anche altre periferiche. Una l'abbiamo vista prima, la seriale, adesso vediamo la DC. 10 bit, se fate 2 alla 10 meno 1 è 1023, quindi significa che il range di tensione di ingresso va da 0 a 5 volt, quello digitale d'uscita va da 0 a 1023. Quindi voi in software avrete una funzione che vi permette di vedere il valore letto dalla DC, e se su un GPIO analogico ci sono 0 volt, voi in software leggete un numero 0, se ci sono 5 volt vedete 1023, per valore di tensione intermedia otterrete dei numeri intermedi. Ok, il TVM invece è una cosa un pochino più complicata ed è una tecnica per emulare un segnale analogico avendo a disposizione solo un segnale digitale, perché l'Atmega 32 che adesso andiamo a vedere non ha un DAC, che sarebbe veramente il componente che dà un'uscita analogica. L'STM32 che vedremo nella prossima lezione invece ha veramente un DAC. Qui si utilizza un trucco per avere un segnale che ha delle caratteristiche simili a un segnale analogico, sebbene sia solamente un segnale digitale, quindi che può essere solo 0-1. Come si fa? Innanzitutto non si manda più in uscita solo uno 0, solo un 1, ma si manda un'onda quadra, quindi un qualcosa di periodico che è a 0, poi a 1, poi torna a 0, poi torna a 1. Quello che si può fare è variare il duty cycle dell'onda quadra, che è il rapporto tra il tempo in cui il segnale sta a livello logico 1 e il periodo dell'onda quadra. Quindi quello che io posso fare è prendere un periodo, che so, 10 millisecondi, e tenere per questi 10 millisecondi il GPIO sempre a livello logico 0, otterrai una tensione di 0 volt. Sempre a livello logico 1 otterrai una tensione di 5 volt. Se io lo tengo acceso per metà del tempo, quindi per 5 millisecondi a livello logico 1 e per 5 millisecondi a livello logico 0, la tensione che ottengo in uscita, in media, quindi facendo l'integrale in un periodo, è circa 2 volte e mezzo. Se invece lo tengo acceso per un quarto del tempo, quindi per 2 millisecondi e mezzo a livello logico 1 e per 7 millisecondi e mezzo a livello logico 0, quello che ho è una tensione di circa un quarto di 5 volt. Ok, quindi questo è un trucco per ottenere un segnale che ha delle caratteristiche simili ad un segnale analogico, pur avendo semplicemente solo lo 0 e 1. Questa tecnica funziona molto bene per componenti come LED, lampadine e motori elettrici. Se prendiamo ad esempio una lampadina vera e propria, voi non quelle a neon, quelle vecchie incandescenti, no? Se voi la accendete, premete il pulsante, la lampadina si accende, in realtà non si accende subito, ci mette un po' di tempo, qualche decina di millisecondi, non tanto, quindi non è in grado di accendersi o di spegnersi oltre ad una certa velocità, quindi fa in un certo senso da filtro passa basso. Quindi se voi la pilotate una lampadina con un'onda quadra di duty cycle variabile, come abbiamo detto, quello che succede è che la lampadina non fa tempo ad accendersi e spegnersi nel periodo dell'onda quadra, ma si accenderà con una luminosità proporzionale al duty cycle dell'onda quadra. Quindi abbiamo ottenuto una caratteristica da segnale analogico, ho veramente la lampadina che sta accesa o al 100% o a valori intermedi, pur avendola pilotata solo con un segnale digitale. Idem per i motori elettrici, un motore elettrico non può mettersi a girare o fermarsi istantaneamente, quindi se io gli do un duty cycle variabile, quello che fa è gira con una coppia inferiore. Per i LED invece noi andremo ad utilizzare un LED, il LED in realtà ce la fa perché riesce ad accendersi e spegnersi anche in pochi microsecondi, però noi lo vedremo acceso al 50% ad esempio, perché non perché il LED non si accende e spegne velocemente, ma perché l'occhio umano non riesce a vedere un LED che si accende e spegne con un periodo di pochi millisecondi. Okay, quindi in questo caso quello che quando andremo a vedere il LED acceso al 50%, in realtà il LED sta lampeggiando così velocemente che noi non lo vediamo, però noi vediamo il nostro occhio umano fa da filtro passa basso, vediamo la media e vediamo che è acceso al 50%. Okay. A questo punto andiamo a vedere il software. Come si fa la lettura di un segnale analogico dell'arduino? Allora, per leggere un segnale analogico occorre collegare la grandezza che io voglio misurare, quindi il filo alla fine, il filo che porta la grandezza che voglio misurare, non ai GPIO che abbiamo utilizzato prima, ma quelli specifici per l'analogico. Se guardate, vedete la board, in alto avevamo 11-12 GPIO digitali, sotto abbiamo 4-5, se non sbaglio, GPIO analogici. Quindi gli ingressi analogici li dovete collegare solamente lì, perché solo quelli sono leggibili.
anche quelli hanno dei numeri da 0 a 5, non si confondono, anche se quelli digitali vanno da 0 a 11 mentre quelli analogici vanno da 0 a 5, perché questo numero verrà passato a una funzione diversa. Analog read di qua, invece l'altro era pin write qualcosa, scusate, non me lo ricordo adesso, dovrei guardare la render. Allora, quindi abbiamo analog read, prende come parametro un numero che è il piedino analogico, quindi possiamo fare analog read 1, analog read 0, analog read 2, 3, 4, 5, mi pare che siano 5 o 6 gli ingressi analogici, e ritorna un numero, questa volta non ritorna più high o low, ritorna un numero tra 0 e 1023, come abbiamo detto, perché la DC è a 10 bit. 0 significa 0 volt, 1023 5 volt, valori intermedi sono valori intermedi di tensione. Ok, invece il PWM è disponibile solo su alcuni dei GPU di Arduino. A seconda della board sono indicati o con una scritta PWM, cioè voi avete il numero del piedino digitale, 10, 11, 12, così, e c'è una scritta lì da parte in piccolo PWM, oppure c'è un trattino, che comunque indica che è un piedino che è in grado di funzionare in PWM. Il PWM si fa sui piedini digitali, perché come abbiamo detto in realtà li sta solamente switchando velocemente tra 0 e 1 in runtime Arduino. Ok, e come attivo il PWM? Con la funzione analog write. Gli passo due parametri, il numero del GPIO, per esempio 11, e 11 rappresenta il numero del GPIO digitale, e il valore. Il valore va da 0 a 255, quindi abbiamo 8 bit di PWM. Possiamo fare un LED, possiamo collegare un LED che rimane tutto acceso, tutto spento, e altri 253 valori intermedi. Quindi possiamo controllare la luminosità del LED con una buona precisione. Ok, la frequenza a cui dell'onda quadra del PWM, un piccolo dettaglio sotto, è 490 Hz. Abbastanza veloce perché il LED non lo vediate lampeggiare. La fotoresistenza, due parole su questo componente, è un componente che varia la sua resistenza a seconda della luce. Quindi significa che al buio ha una resistenza molto alta, circa 1 mega ohm, in piena luce ha una resistenza molto bassa, circa 100 ohm. Per sapere quanta luce è presente, quindi si può fare un partitore resistivo. È lo stesso problema quello del pulsante di prima. Collego la fotoresistenza tra il positivo, 5 volt, e un punto intermedio che sarà poi collegato al GPIO analogico. In più collego tra il punto intermedio del GPIO analogico e massa una resistenza. A questo punto, siccome assumiamo che avete fatto elettrotecnica, sapete come funziona il partitore resistivo, e quindi significa che se la resistenza sopra tende a 0 ohm, il punto intermedio tende al massimo, quindi a 5 volt. Se la resistenza sopra tende a infinito, il punto intermedio tende a 0 volt, quindi significa che sul punto intermedio abbiamo una tensione variabile tra un massimo che è circa 5 volt e un minimo che è circa 0 volt, che il GPIO analogico dell'Arduino è in grado di leggere. Ok, pratica, subito. Non ci siamo. Praticamente sui prossimi esatto, perché era già su un pin della PWM, poi era già su un pin PWM. No, scusa, contrario. La fotoresistenza sì, però dobbiamo spostare il LED perché non è su un pin PWM. No, però la fotoresistenza non vale. Al suo posto ci mettiamo la fotoresistenza, però spostiamo. Ok, questa qui non ci serve più. Possiamo mettere il LED sul 6, che è un PWM. Qua ho staccato qua. Abbiamo questo che va da 10k. E ci mettiamo una da 220. In questo caso facciamo un partitore con il più, quindi avremo la fotoresistenza che essendo con un partitore sul positivo, abbiamo detto che la fotoresistenza più c'è luce meno ha resistenza, più c'è buio più ha resistenza, quindi avremo che quando c'è luce
la resistenza della fotoresistenza si avvicina a zero. Avvicinandosi a zero, visto che l'altro piedino di questa è connessa a massa, il valore analogico si avvicinerà a 0 volt. Al contrario, quando aumenterà, ovviamente si avvicinerà a 5 volt, perché c'è questa resistenza molto bassa che lo tira a 5 volt. Quindi noi si mette, va bene, tipo un buio fa più luce, esatto. Sì, poi quello tanto è a livello software, poi il fatto che sia verso gli 0 volt o verso i 5 volt li gestisci in modo software. Allora ci serve un altro bel cosone che vado a recuperare da quelli che ho fatto prima. Ma comunque non abbiamo il problema del porto, abbiamo una logo 4. Perché? Cioè, perché non solo questo, tanto già è sempre collegato. Qua è il punto che invece di là il partitore sono due resistenze, noi prendiamo questa tensione e la andiamo a piazzare ad esempio su il nome di una fotocopia, su tensione qui e la piazziamo su una lamina. Questo è analogo zero, giustamente gli informatici iniziano a contare da zero. Allora, ah sì, vabbè, un consiglio così perché mi è venuto in mente: se potete, nei progetti tenete proprio come ultima risorsa di usare i pin digitali 0 e 1, perché sono quelli su cui c'è la trasmissione anche della seriale da parte del USB. Quindi non dovrebbe succedere niente, però può essere che alcuni sketch, visto che comunque voi avete visto che mentre caricate lo sketch nuovo, lo sketch vecchio sta continuando ad andare, quindi lo 0 e l'1 è meglio usarli il meno possibile perché potrebbero incasinare l'upload, o comunque tenerli come ultimi. Anche i pin analog in si possono usare come output digitali o input digitali, basta che li fate pin mode e come nome gli mettete A0, A1 e queste cose qua. Quindi abbiamo questo che è attaccato qua, questo che fa da partitore, e abbiamo spostato il LED sul pin 6, che così fa, abbiamo la PWM. Questo lo possiamo anche togliere, tanto non fa niente. Ok, passiamo al programma adesso. Ma una cosa, non ho capito, ma il DAC qui dentro non c'è? Sì, c'è l'adapter, è dentro qua. Ah, ho capito che c'era solo la DC. No, no, scusami, c'è la DC. La DAC, non c'è una DAC vera e propria, la fai con la PWM. Se tu il segnale PWM lo filtri in maniera decente, allora di base la PWM come è lì a 490 Hz. Come lo fanno gli architetti, ho fatto io controllare con un voltaggio l'audio. Se lo fai a 490 Hz e tu vuoi ottenere una nota che fa tipo, si sente il ripple del 490 Hz. Se cerchi su internet c'è un modo per fare lo scaling del timer, ovvero qua in realtà va 490 Hz perché il timer è stato diviso di un tot di divisioni. Se tu lo fai andare a velocità reale, la PWM ti va a una roba tipo oltre la frequenza udibile umana. Per cui a quel punto basta un minimo di filtraggio passa basso e hai un voltaggio analogico decente. Però una vera e propria DAC qua dentro non c'è, c'è soltanto la DC. Quindi passiamo al programma. Abbiamo le nostre solite due variabili.
è divertente. Cosa? No, fotoresistenza sì, allora li metti 0 perché lui comunque spesso i pin analogici puoi fare analog read e è sottinteso che è l'analogico. Però per dal punto di vista del fisico della corrente che ci va in un motel. Io me lo sento vibrare. No, poi è una combinata. Allora, in questo caso non va usa, non serve usare più mod, perché stiamo usando neanche per il LED, perché comunque quando gli fai l'analog write lui lo mette come PWM, cioè non c'è una modalità vera e propria PWM, tu hai o input o altro. Il setup, allora qua serve mettere, mettiamo la seriale, facciamo come prima e accendiamo la seriale, perché noi adesso avremo noi dovremmo settare i due soglie, noi dovremmo settare i due soglie. Come funziona? Visto che è molto variabile la cosa, perché dipende dalla luce, da quanto è la resistenza da luce a buio, gli facciamo stampare quello che lui legge dall'input e ci regoliamo. Per cui al primo giro gli mettiamo delle soglie a caso, dopodiché vediamo, e dovrebbe esserci anche un programmino sulla VM, adesso devo chiedere dove l'hanno messo, che addirittura prende quello che viene letto quello che viene stampato sulla seriale da Arduino e fa un grafico, per cui si muove e deve facilmente le soglie. Quindi allora noi prima di tutto dobbiamo definire due soglie, che visto che rimarranno sempre quelle conviene definirle fuori. Sì, tutti in inglese. Allora, sono paconi da 300 pagine, sì, ti conviene mettere tipo soglia alta oppure soglia luce o soglia buio, quello che vuoi. Sì. Lì ci sono tutti. E allora contiamo che può andare da 0 a 1024, mettiamo 300 e 500 per il primo giro. L'ingresso. Lui qui leggerà un valore analogico e ha una risoluzione di 10 bit, quindi va da 0 a 1023 di fatto. Quindi mettiamo 300 e 500. Tanto questo al primo giro è giusto per farlo girare. Quindi 300 metti, quello alto 500. E dunque dipende da cosa intendiamo per soglia alta e soglia bassa. Allora, quando lui leggerà soglia alta, noi lo possiamo intendere come soglia alta luminosità. Quando c'è alta luminosità, questa è poca resistenza, va verso massa e quindi è più basso. Quindi li mettiamo 600, to. Allora, prima di tutto, noi dobbiamo a ogni giro leggere questa e immagazzinarla in una certa variabile. Sì. Però va assegnata. La dobbiamo immagazzinare, quindi la assegniamo una variabile. 128 perché Val, allora. Il tipo però int. Punto e virgola alla fine.
E adesso stampiamo questa cosa qui. Se sai che il minimo è 600, ad esempio, gli sottrai 600, così almeno parte da zero, poi dividi per il massimo, che è la 600, luce, sì, e devi stampare la variabile. Volendo, noi possiamo fare iniziare a caricarlo qui. Adesso chiedo dove è messo il programma, perché se lo carichiamo così già ce li stampa, dopodiché possiamo mettere le soglie meglio. No, ce le hai, sai che è difficile che scritto quello qui, ok. Allora, da lì si accede a internet? No, perché non ho l'accesso. Ah, ecco. Allora, qualcuno ha una chiavetta? No. Allora facciamo così. Facciamo che il programma lo faccia andare sul mio, se ce l'ho qua. Allora, carichiamo quello intanto. Esatto. Caricato? Ok. Adesso stacca il... Stack. Ora. Allora. Allora, diciamo che c'era quel programmino lì, lo potete scaricare dal sito. Noi banalmente possiamo, si può anche... Tieni qua, perché mi sa che non ho delle librerie. Comunque, allora, quello è semplicemente un programma che ha scritto uno del pool che te lo fa vedere su un grafico. Senza avere quel programma lì possiamo andare esattamente sul serial monitor. No, no, aspetta, vai su tools ancora e devi riabilitarla, mi sa, da VirtualBox. Esci da... Com'è che si fa a ridurre di... Ok, vai lì. Riabilitiamo. Volendo si può fare anche il modulo. Quando vai a dargli il valore. Ok. No, serial monitor, magari gli mettiamo un po' di delay, così, giusto per il primo giro, per anche non un secondo, nel senso basta mezzo secondo, almeno diamo una lettura. Ok. Adesso vediamo. Quando è alla... No, col buio lì. Allora, qua... è giusto, perché è abbastanza alto come valore di base, diciamo, però basta modificare le soglie. Allora, il buio totale... Abbiamo 24 bit, cioè 100 numeri di soglie. Allora, dunque, qua... Andiamo qua. Thank you.
Adesso, guarda, perché non c'è tutta sta luce, perché facciamo banalmente così, non succede assolutamente niente, giustamente. Allora, perché non possiamo riscalare? Fai guarda, tu col flash. Sto pensando perché già col flash va a 800, però mi sa che perché non sapendo qual è la resistenza di questa qua alla luce e al buio, sto pensando dunque se questa è in realtà possiamo provare a switchare la resistenza, proviamo a mettere quella da 10k perché qua sembra che lo porti molto verso l'alto, quindi se noi ovviamente qua sarà sempre a zero. Ok, no, ma guarda che va usata più grande, a me va col 10k. Sì, sì, sì. A me, perché anche a te stava tra i 900 e i 1000, giusto? Se usi quella da 10k va meglio. Coprila un attimo. Sì, 10k mi sa che c'avete quella del pull down. Coprila un attimo così. Cosa? Sì. Allora, quindi alla luce sta intorno ai... Quanto sta? 190, ok? Al buio, quindi facciamo buio totale, fa intorno ai 700. E a metà, facciamo una soglia a metà, facciamo così, sta ai 350. Una roba così. Quindi noi dobbiamo fare che usare quel numero per pilotare il LED. Esatto, usando quel numero pilotiamo il LED. Allora, noi abbiamo la soglia alta, la soglia bassa. Sotto la soglia. Allora, noi sappiamo che a metà luce sta attorno ai 350, giusto? In piena luce sta intorno ai 190. Beh, ma allora ti conviene metterla un po' più alta, perché noi abbiamo la media. Piena luce sta intorno ai 190, a mezza luce sta intorno ai 350 e tutto buio stava intorno ai 700. Quindi a noi serve un valore intermedio tra la piena luce e il mezzo buio. Piena luce 190, mezzo buio 350, quindi se li metti in 250 può andare bene. E poi ci serve una via di mezzo tra 350 e 700 che fai un 600. Ok, e quindi le soglie le abbiamo regolate. E il programmino che c'era. Dovremmo farne un'altra. Cosa? Le soglie alto, basse e media. Sono tre stati, quindi servono due soglie. Due soglie per il togli il delay, che tanto adesso non ci serve più. E dunque, adesso abbiamo immagazzinato il nostro. Abbiamo regolato le nostre soglie. E dobbiamo fare un bel listo. Quindi noi vogliamo che se è accesa si spenga solo se scende sotto la soglia bassa, quindi ci va la memoria. Esatto, quando è buio, in questo caso è buio, quindi il LED sarà acceso con il digital write, deve essere un numero tra 0 e 255, quindi poi metti 250, una roba così. Quindi un digital write. E quindi scusami, analog write.
fa lui la pizzeria la sì pensa lui poi basta lì poi gli fai un bel El Sif mi sa che lo devi fare staccato sì. Però dopo lì ti devi mettere la condizione. Io sono ah, mettiamo minore per sì. No, vabbè, in questo caso abbiamo quindi zero, spento. Elsa. Ragazzi ricominciamo, l'avete fatto tutti e non è molto certo. Aspetta. LED e gli metti 120. Punto di virgola. Mi chiami? Prova a compilarlo. Aspetta un secondo. Eh sì. E potete printare c'è un po' di ballonzolamento perché vabbè l'ideale sarebbe farlo una bella media quindi prende 5 valori li divide e ovviamente è molto meno sporco però come vedete la luce sta così è completamente acceso e a metà sta magari stai ampliando un po' di più la soglia è un attimino più pulita però vedo male funziona così a metà questo si può tranquillamente farlo anche diretto, nel senso anche senza delle soglie uno può fare, c'è addirittura una funzione comoda che si chiama map, ti mappa un certo intervallo su un altro intervallo, ovvero tu puoi mappare questo intervallo che è da 0 a 1024 su questo intervallo che è 0255, per cui ti varia in maniera continua, ovviamente raramente userai esattamente proprio tutti i bit, per cui magari ti dà un occhio prima con la seriale, vedi quant'è al massimo della luce, quant'è al minimo del buio e mappi quell'intervallo lì. Ok ragazzi, allora prossimo progettino, collegare un display LCD da due righe per 16 caratteri compatibile a 24470 che dopo spiegherò ad Arduino, stampare Hello World sulla prima riga e sulla seconda riga visualizzare il numero di secondi trascorsi dall'avvio dell'Arduino. Ok. Allora, come ho organizzato questo progettino? In teoria, spiego un attimo cosa sono questi display LCD compatibili HD44780, poi software spiego la classe Liquid Crystal che è quella di Arduino che consente di pilotare questo display LCD, pratica e costruzione del circuito. Ok, questo si vede un attimo nella foto, anche se piccola, l'immagine di un LCD compatibile HD44780. Si tratta di display, tanto per farvi un esempio, sono quelli che trovate quando passate per la metro che vi dicono l'ora e che vi dicono validazione avvenuta o qualcosa del genere, diciamo.
sono display monocromatici e a caratteri. A caratteri significa che non ci potete mostrare sopra della grafica o qualcosa del genere, perché dentro sono fatti a pixel, però i pixel sono organizzati in blocchi di 5x7, perché in una matrice di 5x7 pixel si riescono a mostrare tutte le lettere e tutti i numeri, diciamo. Quello, il display che vedete qua è come quello che useremo noi, da 2x16 caratteri. Quindi nella riga in alto ci sono 16 caratteri, nella riga in basso ci sono 16 caratteri e potete scriverci del testo, diciamo. Allora, HD44780 è uno standard de facto per questi display. Specifica con che segnali devo pilotarlo in modo che, in modo da farci apparire sopra testo e numeri. Ok, vabbè, il trivia lasciamo stare. Questi display hanno 14 o 16 piedini, quindi inizia ad essere un più difficile da utilizzare di una fotoresistenza, diciamo. Gli ultimi due, se ci sono, sono per la retroilluminazione. Essendo display LCD come quelli di un orologio da polso, come sapete bene, se siete al buio non si vede niente. Quindi quello che si fa è si mette sotto al display LCD dei LED, di solito LED verdi, che lo illuminano in modo da renderlo visibile anche al buio. Quelli che hanno la retroilluminazione hanno questi due pilini qui, che praticamente sono quelli dei LED che ci sono sotto. Ok, oltre a questi, che vabbè è semplice perché non sono altro che i LED, ci sono altri 14 piedini che servono per farlo funzionare. Allora, piedino 1 da collegare a massa, piedino 2 da collegare a più 5 volt. Dietro al display c'è dentro un circuito integrato, che è quello che da un lato parla questo protocollo HD44780, dall'altro pilota effettivamente il display, no? Questo circuito integrato ha bisogno di corrente per funzionare, e per questo che avete i due piedini che gli offrono la tensione di alimentazione, semplicemente. Il terzo invece serve per regolare il contrasto, in modo da rendere i caratteri più o meno contrastati, diciamo. Di solito quello che si fa è un piedino analogico. Non funziona bene attaccato al digital bright, quindi è difficile fare il contrasto via software. Quello che si fa è si prende un trimmer, praticamente una resistenza variabile, in modo da dargli una tensione variabile tra un minimo di 0 volt e un massimo di 5, e poi si gira questo trimmerino con un cacciavitino fino a quando il contrasto non va bene, e poi lo si lascia lì così, diciamo. Poi gli altri piedini sono 4, 5 e 6. Allora, il 4 register select è un piedino che serve per praticamente c'è un'interfaccia con un particolare protocollo. In questa interfaccia posso inviargli dati o comandi, e il register select serve per dire a questo display se gli sto dando dati o se gli sto dando comandi. Poi c'è il read bright, che normalmente si collega a massa perché l'Arduino di solito vuole solo scrivere al display, di solito non è molto utile la funzionalità di poter rileggere quello che ho scritto, quindi per semplicità, per risparmiare un GPIO dell'Arduino, si collega a massa direttamente a questo piedino e basta. Poi abbiamo il clock enable, che si collega all'Arduino e che serve appunto per trasferire dei dati verso il display. Poi ci sono questi 7, 8, 9, 10, che sono dei bit di 0, praticamente c'è un databus ad 8 bit, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo tipo di display può funzionare sia in modalità 8 bit che in modalità 4 bit. La modalità 8 bit è più veloce perché posso banalmente inviare 8 bit alla volta, invece quella 4 bit è più lenta. Anche qui, per ragioni di risparmiare il numero di GPIO, perché l'Arduino ha un certo numero di GPIO, però non sono poi così tanti, e magari voglio attaccarci altre cose, una fotoresistenza, un LED, si fa presto a finire i GPIO, nel 99% dei casi lo si utilizza in modalità 4 bit. Quando si fa così, i bit 0, 1, 2, 3 non vanno collegati a niente, ok? Mentre i bit 4, 5, 6, 7 vanno collegati ai GPIO dell'Arduino. Come potete vedere qua, si possono collegare ad un GPIO qualunque, purché sia digitale, perché l'Arduino deve inviare segnali digitali. Questo è un esempio di collegamento, diciamo. Qui abbiamo il display, qui abbiamo i 14 contatti, il primo abbiamo detto che è massa, infatti è collegato a massa, il secondo è il VCC, il terzo invece si collega ad un trimmer o un potenziometro, mentre gli altri due capi sono collegati al positivo e al negativo, in modo da poter dare una tensione variabile tra 0 e 5 volt per regolare il contrasto. Poi abbiamo il register select e il clock enable, che vanno al 2GPIO qualunque dell'Arduino, il read write, che abbiamo detto va a massa perché voglio solo scriverci, i piedini bit 0, 1, 2, 3 non sono collegati a niente, i 4, 5, 6, 7 invece sono collegati ad altro GPIO qualunque dell'Arduino. Questi ultimi due sono quelli della retroilluminazione. Ok. Per usare un display d'Arduino si fa ricorso alla classe Liquid Crystal, quindi come prima c'era Serial, adesso abbiamo Liquid Crystal.
Questa volta però la classe, l'istanza della classe non è pre, non è preistanziata questa classe, quindi significa che da qualche parte, molto probabilmente come variabile globale, perché la dovremo utilizzare sia da setup che da loop, si dichiara liquid filter LCD e gli si passa al costruttore della classe una serie di parametri che sono i numeri degli PIO che abbiamo scelto prima per collegarci al register select, l'enable, il data 4, 5, 6, 7. In questo modo il runtime Arduino, in particolare la classe Liquid Crystal, sa quali sono i GPIO che dovrà andare ad utilizzare internamente per pilotare l'LCD. Quindi noi non ci dobbiamo occupare del protocollo di basso livello, se ne occupa la classe Liquid Crystal. Dopodiché si chiama di solito nel setup lcd.begin, e si passa il numero di colonne e il numero di righe, perché questa classe funziona con vari tipi di LCD. L'HD44780 può funzionare per esempio con display da 2 righe per 16 caratteri, che è il più comune, 2x20, 4x20, quindi anche 4x40, che di solito è il massimo che riesce a gestire, no? Quindi ci sono display più grandi e display più piccoli. Quelli che useremo la prossima volta sono da 2 righe per 16, quindi gli si passa 16, perché ha 16 colonne e 2 che sono le 2 righe. Print è come nel serial.print, permette di stampare qualcosa, solamente che qui abbiamo un metodo in più, che è setCursor, che permette di impostare il cursore in un punto, e a questo punto la print che andiamo a chiamare dopo scrive da lì in poi. Ok? Pratica, però la vedremo la prossima volta, perché...